Matteassi, terzo successo consecutivo, partiamo da questo dato. Poi magari oggi sarà contento e ci dirà qualcosa di mercato. No, è mercato. Sono contento perché siamo riusciti a ottenere 3 vittorie di fila. Era importante, ci siamo riusciti e siamo veramente molto tutti felici. A me è piaciuto più il secondo tempo del primo. Ah, ma a me è piaciuto, diciamo, non è stata la partita perfetta, però è piaciuto tutto. Cioè, questi ragazzi stanno facendo veramente, adesso hanno l'atteggiamento giusto, hanno cambiato atteggiamento, quando c'è da soffrire soffrono. Purtroppo abbiamo sbagliato diversi gol, perché potevamo far meglio, però dai, prendiamoci questi 3 punti. Importantissimi perché il Pescara adesso inizierà il girone di ritorno mercoledì ad Ancona con un altro spirito. Sì, no, lo spirito deve essere questo l'ho visto nelle ultime partite, sappiamo com'è il campionato, ci sono momenti in cui la squadra deve soffrire e in questo momento sta a soffrire. Bisogna, come ho detto prima, cercare di sfruttare un po' meglio le occasioni che ci capitano, però insomma andremo ancora per cercare di fare sempre la nostra partita. È un po' rammaricato, direttore, per quei 2 mesi che hanno sostanzialmente tolto l'obiettivo primo posto, vedendo anche l'atteggiamento di questo Pescara. Sicuramente il rammarico c'è perché non avevamo questo atteggiamento, lo ripeto, però purtroppo l'importante insomma è capire, l'importante è essere un po' cambiati da questo punto di vista e va bene così. Le voglio fare un complimento, Matteassi, perché lei ha voluto fortemente, l'ho detto in un'intervista in settimana, Ferrari qui a Pescara. Tra l'altro questo è uno stadio che a Ferrari piace perché con la sua propria scienza batte proprio Limolese con il suo gol. Ma sì, ma a parte il loco, insomma. Perché magari ha fatto gol, però insomma sono contento di tutti. Come ho detto, qualcheduno magari ha reso un po' di meno per le potenzialità che ha, però Franco sta facendo veramente bene. Ci provo, un nome che le piace, direttore, manca poco al mercato, 3 vittorie consecutive, c'è il sorriso, dai. No, Se no lo faccio io qualche nome. il sorriso c'è, però noi adesso pensiamo a affrontare bene l'Ancona, l'ultimo sforzo per poi staccare un attimo. Quindi pensiamo solamente all'Ancona, al mercato ci penseremo dopo. Allora faccio un nome, Aloy Dell'Avellino. Lui è uno di tanti nomi che sono usciti, Gli però piace a ripeto, Matteassi? mi piace, io penso ad Ancona. Gli piace a Matteassi perché quando sorride così gli piace. Volevo chiederle per chiudere, prima di una domanda di Massimo da studio, ieri il tecnico Teri in conferenza stampa ha usato parole molto dure nei confronti di Nzita. È a rischio uscita? No, non ha usato parole dure, ha detto solamente che è un Uno che ragazzo. dice molto molto deluso da lui è dura. No, non ha detto molto deluso, ha Sì, l'ha detto, detto. lui ha cercato di, come ha fatto anche con altri, per cercare di spronarlo. Zita ha delle qualità incredibili, è un ragazzo terzino sinistro dove, con una gran corsa, gran qualità, in quel ruolo ci sono veramente pochi di giocatori così. Deve avere solamente quella fame, quella voglia di diventare calciatore vero, di ambire a palcoscenici È diversi. riuscita? Ma assolutamente no, però lui ha cercato di stimolarlo e spero insomma che Nzita capisca la stima che il mister ha nei suoi confronti.